Salve ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Francesco Pirelli. Dopo ben 2 anni di attesa, Adidas decide di rilanciare sul mercato uno dei prodotti più emblematici della sua storia. Le Predator 18 Plus, ultima erede della generazione Laceless. Scopriamoli insieme. La nuova Adidas Predator 18 Plus, che va a sostituire la Ace 17 Pure Control, si ispira ai leggendari modelli Predator, proponendo una rilettura contemporanea grazie alla nuova intersuola e all'innovazione all'avanguardia. Iniziamo dal famoso calzino, di nome Sock Pit Color in Prime Knit, progettato per assecondare la forma del piede, garantendo al tempo stesso un sostegno ottimale. Dal mio punto di vista, Adidas ha compiuto un passo avanti con questa nuova revisione. Il calzino delle Ace 17 era, a mio modo di vedere, fin troppo rigido. La tomaia, anch'essa in prime knit, ovviamente ricoperta da uno strato di control skin, il quale ci garantirà un ottimo grip in ogni condizione di gioco. Dunque, sia che si giochi in condizioni meteorologiche ottimali, sia in caso di pioggia, il grip con il pallone sarà sempre ottimo. La Predator 18 Plus si adatta molto bene al piede grazie alla sua tomaia anatomica, studiata appositamente per garantirci il miglior comfort. Sostanzialmente la scarpa è molto più morbida e flessibile rispetto al suo predecessore. Il sistema Pure Cut Laceless offre, come sempre, il massimo controllo della superficie al fine di migliorare il tocco con il pallone, mentre nella parte mediale laterale del piede la struttura Forget Knight aumenta il supporto in modo da sostenere i movimenti più complessi. Anche la suola è stata rinnovata, la tecnologia Control Frame con strade in poliamide ad alte prestazioni è progettata per stabilizzare il movimento, mentre la nuova configurazione ibrida dei tacchetti migliora la rotazione e l'aderenza. L'intersuola Boost, lungo tutta la scarpa, amplifica il ritorno di energia ad ogni singola falcata. In conclusione, la nuova Predator ha un tocco ed una sensibilità eccezionali. Se i più scettici penseranno che l'assenza di lacci possa portare ad instabilità, beh, vi sbagliate. Il piede, oltre ad essere ben avvolto nella scarpa, rimarrà saldo al suo interno. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione, alla prossima, ciao!